Allora io vi invito a darvi il benvenuto e a ringraziare il dottor Vincenzo Riboni, che è il presidente di questa istituzione, di Cara, e che ci ospita sempre e volentieri. Quindi siete testimoni, sempre e volentieri. La serata sarà moderata, diciamo, condotta dal generale Edoardo Maggian, che tutti conoscete, e lui presenterà i relatori, che ringrazio di essere qui. Ricordo che nel poco dopo il febbraio del 2002, e comunque nella primavera del 2002, facevo il primo forum di quell'anno dedicato proprio all'invasione dell'Ucraina. Si pensava ad un dramma breve, lo pensava probabilmente Putin, non è andata così. Le guerre iniziano sempre con queste previsioni, inizia con le marce, i tamburi, eccetera, e poi quando finiscono sono cortei mesti di morti, mutilati, vedove, orfani. E il forum di oggi, che è il terzo forum di questo primo semestre, dopo i due che abbiamo fatto sul piano Mattei e sull'intelligenza artificiale, si è dedicato proprio ai conflitti in corso, quindi in particolare a quello dell'Ucraina e a quello del Medio Oriente. Ovviamente noi altri ci auguriamo di poter ritornare a discutere di queste cose con la conclusione di questo anno. Io ricordo solo quello che dicevo appunto nella primavera del 2002. Noi possiamo avere opinioni diverse sulle responsabilità, sulla genesi di questo conflitto, in particolare di quello dell'Ucraina. I giudizi dipendono dalla data in cui si comincia a prendere in esame il problema. Se uno lo prende in esame dal 2002 può arrivare a un giudizio, se si comincia dal 2014 e ancora prima dal 2008 magari le considerazioni possono cambiare. Dico questo perché abbiamo opinioni anche diverse, però credo che su un punto possiamo concordare. Questo dramma non si concluderà sul piano militare, non è pensabile che si concluda militarmente con un vincitore e un perdente. Bisogna iniziare un negoziato. Io adesso non ho parlato con i due relatori, non so cosa ci diranno su questo, però ricordo quello che abbiamo detto due anni fa, e su questo almeno come consiglio dell'associazione eravamo un po' tutti d'accordo. Prima arriverà il negoziato e meglio sarà, perché ormai questo dramma si sta consumando da troppo tempo e il bilancio delle vittime, soprattutto delle vittime civili, di bambini eccetera, è veramente scandaloso, è lo scandalo di questo nuovo millennio. Io vi ringrazio di essere qui, questo come ho detto è l'ultimo forum, poi ne faremo un altro paio nel secondo semestre, e se siete qui anche con giornate come queste vuol dire che siete interessati a capire da persone che hanno vissuto le esperienze sui campi di battaglia, sia sul piano militare che su quello civile, vuol dire che avete a cuore i destini di questa umanità. Bene, vi ringrazio e auguro buon lavoro. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Inizio subito con presentare i due relatori di stasera. Alla mia destra il professor Gastone Breccia. Il professor Breccia è nato a Livorno, è laureato in lettere classiche e ha il dottorato di ricerca in scienze storiche ed tiene corsi di civiltà bizantina, letteratura bizantina e anche storia militare antica presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Cremona.
Però il professor Breccia non si interessa solo di storia antica, ma si interessa anche di storia moderna. È stato in Afghanistan con la Brigata Folgore e ne ha tratto un libro. Ha fatto anche un'esperienza in Kurdistan, soprattutto nel nord, nella zona dell'Iraq. È membro della Società Italiana di Storia Militare, è insegnante anche all'Accademia Militare, al corso di laurea degli allievi ufficiali, e ha scritto tutta una serie di libri e di pubblicazioni, dei quali io mi sono onorato di leggere solo alcuni, non tutti, e però ho sempre trovato decisamente interessante. Comunque, professor Breccia, penso, per chi segue per esempio la trasmissione Passato e Presente di Paolo Mieli, spesso viene chiamato a commentare, a fare dei suoi commenti. Andrew Spanhouse, possiamo dire, è vecchio ormai della selezione 11 settembre, non è la prima volta che lo vediamo. Potremmo parafrasare un film, un americano a Milano, invece che a Parigi. Magari non è la stessa cosa, però insomma. È un giornalista, analista politico, si interessa soprattutto dei rapporti transatlantici, tanto che non è un blog, potremmo chiamarlo transatlantico, Una newsletter. una newsletter molto interessante, ma ovviamente non solo questo. Come giornalista commenta regolarmente su Radio 24, anche sulla Radio Svizzera Italiana, partecipa anche con i suoi commenti ad alcuni siti, quali per esempio Aspenia, no? Noto, è docente all'Università Cattolica di Milano, è anche membro dell'Advisory Council del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University di Roma, e anche membro del Scientific Advisory Board della NATO Defense College Foundation, di cui poi ha moderato un evento proprio a Roma proprio ieri. Entriamo subito nel vivo del nostro tema, i conflitti risolti ai confini dell'Europa, e lascio la parola al professor Breccia. Professore, a lei, grazie. Grazie, vi ringrazio dell'invito, è un grande onore essere qui a parlarvi di questo tema, un grande piacere, anche se è un tema molto duro da affrontare in questo periodo. Siamo in un momento storico difficile, siamo in un momento storico in tutta l'Europa, si sta ponendo delle domande cruciali su come anche comportarsi, come reagire di fronte al conflitto iniziato in Ucraina nel 2022, o meglio, ampliatosi in Ucraina nel 2022. Io farò una breve premessa prima di parlarvi più da vicino di questo conflitto, una premessa secondo me necessaria per capire qual è il carattere dei conflitti che abbiamo di fronte, perché non c'è solo quello in Ucraina, ovviamente. Vi ricordate quando nell'89 è caduto il muro di Berlino e si iniziò a parlare della fine della storia? No? Questo è un momento cruciale. No? Ci siamo un po' tutti illusi, ma anche degli analisti, degli storici, dei politologi, che la storia in quel momento avesse preso, diciamo, una direzione verso un'epoca di pace globale. Sono iniziati invece tanti conflitti diciamo, piccola entità o comunque conflitti che non rientrano nel modello delle grandi guerre tra eserciti regolari, per i quali abbiamo cominciato ad utilizzare tutta una serie di nomi, no? Abbiamo cominciato a parlare di guerra asimmetrica, di guerra tra la popolazione, addirittura di military operations other than war, cioè operazioni militari diverse dalla guerra. Tutta una serie di nomi che hanno cercato di afferrare queste realtà in parte sfuggenti, che non rientravano appunto nei vecchi schemi dei conflitti regolari, per anche razionalizzare questo tipo di situazioni appunto di belligeranza, che in realtà noi occidentali non eravamo tanto pronti, non siamo dimostrati tanto pronti ad affrontare. Infatti siamo usciti male dall'Iraq, siamo usciti ancora peggio dall'Afghanistan, ci sono altri conflitti in corso di varia entità, diciamo così, da cui fatichiamo veramente a uscire in maniera costruttiva, poi per costruire una pace che serva a far progredire i paesi dove avvengono questi scontri, a far progredire in generale, cioè, il mondo verso, no, un'epoca di pace. Allora, questi 30 anni di conflitti a bassa intensità sembravano comunque destinati a prolungarsi nel tempo, con tutti i loro orrori, i loro drammi, e questo ha comportato anche un diverso atteggiamento da parte dei nostri apparati militari.
Semplificando un po', vi dico che si è iniziato a pensare che insomma, in fondo i carri armati fossero non così utili, l'artiglieria pesante non fosse così utile. Quindi ci si è un po' riconfigurati in Occidente per operare in condizioni particolari di controinsurrezione, per semplificare, no? Quindi di confronto con dei nemici che fossero dotati di armamenti non alla nostra altezza, quindi armamenti leggeri, che adottavano delle tattiche particolari assimilabili a quelle della guerriglia, non lo scontro frontale tra eserciti. Tutto questo è andato avanti sostanzialmente fino al 2022. Nel 2022 la storia è tornata. C'è stata una, diciamo, inquietante per certi aspetti copertina di Time, del settimanale Time, in cui che era proprio intitolata The Return of History. Con un carro armato, anzi un trasporto truppe russo che invadeva l'Ucraina. Quindi siamo tornati alla guerra tra grandi eserciti, alla guerra regolare, a una guerra che in Europa soprattutto non si vedeva veramente da decenni. Ecco, perché questa guerra? Perché è iniziata? Quali sono i suoi caratteri? Come può finire? Abbiamo appena sentito parole che condivido appieno, cioè potrà finire soltanto con una trattativa, potrà finire soltanto con in qualche modo un riconoscimento reciproco delle ragioni e dei torti di entrambi. Però perché questa guerra iniziata appunto nel 2022 con certe modalità, ma che certamente ha delle radici molto più lontane? Io qui ho raccolto alcune immagini, ma non le commenterò tutte, non voglio dilungarmi troppo. In questa cartina, però, che credo sia interessante, ecco, vedete la composizione etnico-linguistica dell'Ucraina prima dell'inizio della crisi, che possiamo anche retrodatare al 2014, è utile retrodatare al 2014. Vedete, le zone rosse sono quella grande maggioranza di popolazione russofona, quelle blu sono quelle invece a grande maggioranza di popolazione che parla ucraino. Come vedete, c'è un problema etnolinguistico, c'era e c'è ancora un problema etnolinguistico in Ucraina, perché la Crimea si vede a colpo d'occhio, è praticamente popolata soltanto da russofoni. E il Donbass in maggioranza è popolato da russofoni. Ora, questa situazione, diciamo, si è sovrapposta a un desiderio da parte della maggioranza della popolazione ucraina di guardare all'Europa, di entrare a far parte dell'Europa, che è, diciamo, sfociata nelle proteste note col nome di Euromaidan, no? Quindi, l'avete sentito, non mi dilungo su questo, che hanno portato all'allontanamento del presidente, l'allora presidente Yanukovych, che era decisamente filo russo, diciamo, era sostanzialmente una pedina di Mosca. E queste proteste e l'allontanamento di Yanukovych nel gennaio-febbraio del 2014 è stato, diciamo, il primo casus belli della crisi che ancora si sta trascinando. 2014 però che cosa succede? Beh, succede che i russi adottano una strategia molto efficace, cioè ottengono sostanzialmente quello che dal loro punto di vista era essenziale senza dare inizio a un conflitto vero e proprio, cioè senza schierare proprie truppe e propri soldati sul campo. Che cosa fa, su ordine di Putin, cosa fanno i russi? Sostanzialmente occupano l'Ucraina con quelli che vengono definiti i piccoli omini verdi, cioè dei soldati senza insegne, soltanto erano chiaramente russi, ma combattevano, anzi non hanno neanche combattuto, non è stato sparso del sangue in Crimea, quindi hanno occupato la Crimea senza combattere. Contemporaneamente, nel Donbass, nella regione quindi sudorientale, molto ricca di materie prime, una regione chiave per l'economia dell'Ucraina, beh, è iniziato invece possiamo chiamarla una guerra civile, un conflitto tra filorussi e ucraini, beh, chiaramente fomentato da Mosca, proprio, direi ovviamente fomentato da Mosca, anche se senza l'invio diretto di truppe, quindi Mosca e la Russia potevano in qualche modo mantenersi, no, al di fuori di questo conflitto. Ecco, queste sono
È l'inizio davvero di una guerra nel Donbass, non in Crimea non si spara, è l'inizio di una guerra che da allora non è più cessata. E questa guerra ancora rientrava negli schemi, diciamo così, post-1989 di cui vi parlavo prima, perché era una classica guerra tra elementi diseguali, una guerra asimmetrica. Da una parte lo Stato ucraino col suo esercito che cercava di riprendere il controllo del Donbass, dall'altra delle milizie appoggiate, armate da Mosca, ma che erano sostanzialmente rappresentanti di un'insurrezione locale, poi consolidatasi nell'autonomia delle due repubbliche popolari cosiddette, no? Però di fatto era ancora una guerra tra soggetti di diversa natura, anche giuridica, che è molto importante questo. Ecco, questa guerra si è trascinata dal 2014 al 2022 nel disinteresse, direi, quasi totale, soprattutto anche da parte d'Europa, colpevole disinteresse, fino a che il 24 febbraio del 2022 la Russia ha deciso di cambiare la natura di questo conflitto. Questa è la copertina a cui alludevo prima, no? Il Time intitola Il ritorno della storia ed è una copertina dedicata all'invasione appunto russa dell'Ucraina. Io su questo devo dire insisto molto, cioè dobbiamo essere consapevoli che quel giorno è cambiata la natura del conflitto. È giusto dire che era già cominciato anni prima e c'erano già state anche migliaia di morti, quindi per carità sono cose fondamentali, non bisogna tenerne conto, ma quel giorno cambia la natura del conflitto perché si rientra in un conflitto tra stati sovrani che schierano i loro eserciti regolari e che si combattono appunto secondo diciamo, una logica che è quella delle grandi guerre del secolo passato, del millennio passato possiamo dire. Ora, perché fare una cosa del genere? Perché Putin e i russi hanno deciso di correre un rischio del genere? Guardate, io sono stato tra quelli che fino a pochi giorni prima dicevano e scrivevano non faranno una sciocchezza del genere, non invaderanno l'Ucraina. Mi ricordo, scrissi degli articoli. Beh, perché pensavo questo? Perché secondo me Putin aveva già ottenuto le cose più importanti, quindi Crimea, Donbass. Tra l'altro, col fatto che ci fosse una guerra in corso all'interno dei confini dell'Ucraina, l'Ucraina non sarebbe potuta mai entrare nella NATO perché la NATO per statuto non può accogliere al suo interno uno Stato che non abbia il pieno controllo dei suoi confini. Quindi era una situazione, diciamo, ottimale per la Russia senza aver impiegato ufficialmente un solo soldato. Aveva già tolto all'Ucraina una parte del suo territorio, aveva reso, diciamo appunto così, implausibile l'ingresso dell'Ucraina nella NATO per chissà quanti anni. Era una situazione di grosso vantaggio per la Russia senza correre rischi. Allora, perché questa immagine? Perché il 24 febbraio dare inizio a una guerra su vasta scala? Io qui ho due risposte da darvi che, insomma, chiaramente sono le mie, non sono, cioè, ci vorranno degli anni prima di arrivare a delle conclusioni, ma sicuramente, diciamo, a mio parere Putin si è illuso di poter concludere in poche settimane una campagna militare che gli consentisse soltanto di occupare Kiev, mettere un governo amico e tornarsene a casa, e si è illuso perché è stato mal informato dai suoi servizi segreti, è stato mal informato dalle sue fonti in Ucraina, è stato mal informato dagli yes men di cui si circonda come molti autocrati, no? Gente che dice al capo quello che vuole sentirsi dire. Quindi si è convinto, lui e il suo entourage, che diciamo, l'Ucraina fosse facile da sconfiggere in poche settimane. E poi purtroppo un altro motivo, cioè che l'Occidente era in una situazione evidentemente di estrema debolezza, o almeno sembrava in una situazione di estrema debolezza. Perché? Beh, eravamo andati via dall'Afghanistan con la coda fra le gambe nell'agosto del 21, non solo, quindi dando prova dell'incapacità di risolvere una lunga crisi militare, politica, economica di cui eravamo stati protagonisti per un ventennio. Tra l'altro, legittimando i talebani come interlocutori, ma questo è un problema di cui magari parleremo dopo se volete. Quindi veramente era stata una fine ingloriosa della guerra in Afghanistan. Ma non solo, ma se vi ricordate, Macron nel 2019 aveva dichiarato pubblicamente la NATO è un'alleanza in stato di morte cerebrale. Dichiarazione pubblica di Macron nel novembre del 2019. Quindi
quasi chiunque al posto di Putin avrebbe pensato, beh, questi non sono capaci a fare la guerra, la loro alleanza, ognuno tira per conto suo, mai interverranno a difesa dell'Ucraina in maniera decisa, in maniera diciamo, efficace per sostenere lo sforzo ucraino. E invece le cose non sono andate così, come sappiamo. L'Europa, la NATO, ovviamente quindi gli stessi Stati Uniti che sono magna pars della NATO, al dunque, passati i primi giorni forse di incertezza, si sono dimostrati capaci e determinati nel sostenere lo sforzo bellico ucraino. Non mi dilungo molto sulle operazioni, ma qualcosa, appunto, ecco, in questa cartina vedete la parte rosa è quella occupata dai russi. Dopo il 24, la rosa chiara, la rosa scura era già loro, la rosa chiara è occupata dai russi dopo il 24 febbraio. La parte azzurra è quella che i russi occuparono nelle prime 2 settimane di guerra, anche meno, 10 giorni, che poi è stata riconquistata dagli ucraini. Qui si vede meglio in questa cartina. Queste sono le zone che i russi occuparono quasi subito e che gli ucraini hanno riconquistato già nel mese di aprile del 2022. Perché vi faccio vedere queste cartine? Perché l'offensiva russa è fallita, l'offensiva iniziale russa è riuscita, diciamo, abbastanza, secondo i loro piani, nel sud del paese, no? Dove sono riusciti a costituire quel ponte terrestre tra Crimea e Donbass, che per loro è strategicamente fondamentale. L'assedio di Mariupol è durato 80 giorni, ma insomma alla fine ce l'hanno fatta. Ma nel nord è completamente fallita, loro volevano arrivare a Kiev, chiaramente, dal primo giorno era evidente, ed è, come vedete, c'erano quasi arrivati, sono stati ricacciati indietro e hanno dovuto ammettere appunto la loro sconfitta e hanno dovuto ridefinire la loro strategia. Questa è la cosa fondamentale. Lasciandosi indietro, scusate, questa foto è molto dura, ma bisogna tenerne conto per capire la difficoltà che ci sarà nell'uscire da questo conflitto. Lasciandosi indietro scene come questa, il massacro di Bucha, che tra l'altro è stato ben documentato anche da giornalisti italiani, beh, è una cosa agghiacciante. Adesso non mi ricordo di preciso, ma 300-400 morti civili accertati sul campo. Questi sono cadaveri bruciati per le strade, quindi lasciati indietro dai russi che si ritiravano, cioè scene veramente da guerre del passato. Ecco, dopo questo fallimento sono stati abili perché hanno ridefinito la loro strategia in che senso? Hanno sgombrato completamente il nord del paese, hanno spostato le truppe nel Donbass e quindi nel sud e nel sud-est e hanno iniziato una guerra di attrito sostanzialmente. Che ha una sua logica, perché la Russia è grande, cioè ha capacità militari, non so, 5-6 volte l'Ucraina, dico un po' a spanne, e quindi è logico pensare, se inizia una guerra d'attrito, beh, perdiamo gli stessi uomini, gli stessi mezzi, anche se noi russi ne perdiamo di più, ma comunque di qui a qualche anno gli ucraini dovranno mollare, per quanto siano sostenuti dalla coalizione occidentale. Ce la faremo noi alla fine, noi russi, a vincere, a costringere gli ucraini, insomma, a cedere quello che vogliamo da loro. Ecco, questa guerra di attrito è durata. Adesso vi salto un po' di. Questa, ecco, questa cartina, anche qui si vede bene le zone rimaste nelle mani dei russi e le zone rioccupate dagli ucraini sono quelle verdi. Ecco, si è trascinata di fatto già dalla tarda primavera del 22 fino ad oggi. Con il problema delle fallite contro, anzi, una controffensiva ucraina riuscita nel settembre del 22 e una fallita nell'estate del 23. Ma una guerra d'attrito, guardate queste foto sono impressionanti, che ricorda davvero le guerre del passato. Io, insomma, insegno storia militare, quindi devo viaggiare attraverso i secoli parlando di guerre. A sinistra sono due immagini di Ypres del 1917, a destra sono due immagini dell'Ucraina del 2023. Cioè, sono impressionanti, sono veramente. Quasi la stessa cosa. Perché? Perché siamo tornati a una guerra in cui l'artiglieria bombarda a lungo le postazioni nemiche prima di mandare all'assalto fanteria e mezzi corazzati, in cui appunto la potenza di fuoco è tornata determinante, i campi minati, le fortificazioni campali, quindi una guerra d'altri tempi. Però attenzione, una guerra d'altri tempi, questo ci tengo a sottolineare, con degli aspetti nuovi su cui stanno ancora studiando e sui quali stanno riflettendo gli stati maggiori di mezzo mondo, perché è una guerra d'altri tempi, ma ad esempio
e dove la nebbia della guerra, di cui parla Clausewitz già nel suo capolavoro, si è dissolta praticamente. Cos'è la nebbia della guerra? La nebbia della guerra è la situazione in cui i generali fino all'altro ieri erano costretti ad operare perché non sanno bene cosa fa il nemico, dove raccoglie le truppe il nemico, quali operazioni sta preparando. Si era già ovviamente parzialmente dissolta nel secolo scorso grazie alla ricognizione aerea. Oggi non esiste più perché oggi è talmente frequente e diffuso l'uso dei droni che ho testimonianze dirette anche dal fronte, che praticamente il comandante di una sezione di fanteria può mandare in volo il suo drone e sapere esattamente quello che succede al di là della collina che ha di fronte. Nei particolari, no? Ci sono due, tre, cinque carri armati nemici che si stanno avvicinando, che cosa sta facendo il nemico? Oggi si combatte in una situazione in cui è difficilissimo nascondere la propria presenza, i propri movimenti e quindi le proprie intenzioni al nemico. Questo cosa vuol dire? Che appena metti insieme una forza di più di qualche decina di uomini per un'operazione di un certo respiro, il nemico se n'è accorto e se ha a disposizione una batteria d'artiglieria o meglio ancora dei droni armati o meglio ancora dei missili a medio raggio, ti bombarda prima che tu riesca a combinare qualcosa. Quindi è una guerra d'attrito, vecchio stile, però condizionata dalla nuova tecnologia che rende ancora più difficile manovrare sul campo di battaglia, rende ancora più difficile organizzare appunto delle manovre di ampio respiro, con perdite che salgono esponenzialmente non appena si cerca appunto di eseguire una manovra d'attacco appunto che abbia una qualche ambizione. Questo nuovo volto della battaglia è, direi, condizionante rispetto alle aspettative future. Cioè sappiamo che è una guerra che nessuno può vincere, se, o meglio, potrebbero vincere i russi se noi occidentali abbandonassimo gli ucraini, questo sì, se noi smettessimo di fornire loro munizioni, di fornire loro pezzi di ricambio per le nostre armi, di fornire loro magari le armi che ancora non sono arrivate, a partire dagli F-16 famosi, anche insomma, armi di altro tipo. Se noi li abbandonassimo, i russi ce l'avrebbero vinta, ma non so, nel corso di quanti mesi, ma probabilmente ce l'avrebbero vinta. Se noi non li abbandoniamo, è difficilissimo, se non impossibile, che una delle due parti riesca ad ottenere un risultato decisivo sul campo, cioè a rovesciare le sorti di questo conflitto. È destinato a trascinarsi come appunto una guerra di attrito fino a quando? Ma è punto interrogativo, cioè fino a che non ci si troverà attorno a un tavolo per cercare di venirne fuori. Tutte le guerre finiscono con una trattativa e questo in realtà non è del tutto vero, perché proprio nella tradizione statunitense c'è quella dell'unconditional surrender, cioè di costringere il nemico alla resa incondizionata, non alla trattativa. La Seconda Guerra Mondiale non finisce con una trattativa e questa è una cosa su cui riflettere. Però per costringere il nemico alla resa incondizionata devi averne la forza militare e sinceramente dubito che qualcuno a Washington, ma anche a Kiev, pensi di poter costringere i russi alla resa incondizionata. Quindi bisognerà per forza arrivare a una trattativa. Quello che aggiungo è che perché la trattativa sia poi, cioè finisca con una pace meno ingiusta possibile, sottolineo meno ingiusta possibile, e ricordiamoci la foto che vi ho fatto vedere del massacro di Bucha, ma ce ne sarebbero tante altre, bisogna che gli ucraini abbiano la forza di trattare. Che venga loro data la possibilità di sedersi appunto attorno a un tavolo e dire adesso voi ci dovete restituire perlomeno buona parte di quello che avete preso dopo il 24 febbraio del 22. La Crimea la lasceranno ai russi, ormai ne sono convinti tutti. Sul Donbass si arriverà a discutere su una qualche forma di autonomia in stile altoatesino, in stile non lo so, cioè, si arriverà a trovare una forma di accordo. Ma certamente gli ucraini devono avere la possibilità di uscirne a testa alta anche loro. E perché questo sia possibile, bisogna che abbiano la forza militare nei prossimi mesi, speriamo non nei prossimi anni, di contenere l'ulteriore espansione russa e magari di recuperare una parte del territorio. Ultime cose che volevo aggiungere, ce ne sarebbero tante da dire ovviamente, ma veramente non voglio rubarvi altro tempo. Ecco, la minaccia nucleare, se ne parla tanto, è stata tirata fuori a più riprese ovviamente dai russi. Quanto è reale
lo spettro dell'uso di armi nucleari nel contesto della guerra ucraina. Io sono convinto che non sia una minaccia reale per due ragioni, anzi, perché poi sono riconducibili a una sola. Allora, si parla di uso di armi nucleari o in senso strategico o in senso tattico. Scusate, devo fare una parentesi. Cosa vuol dire usare armi nucleari strategiche o con una finalità strategica e cosa vuol dire una finalità tattica? Uso strategico delle armi nucleari significa colpire il nemico per spezzare la sua volontà di resistenza, per costringerlo a cedere le armi, a dire no, di fronte a questo io non posso andare avanti. L'uso strategico delle armi nucleari è l'unico che è stato effettivamente portato a compimento nel corso della storia, perché le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki sono un esempio di uso strategico di armi nucleari, non erano obiettivi militari, sono state usate per costringere il Giappone a rendersi e non essere gli americani a loro volta costretti a invadere le isole della madrepatria giapponese, visto che già Okinawa gli era costata 120.000 tra morti e feriti, hanno deciso appunto di cercare di porre fine al conflitto in questo modo. Ora, uso strategico in Ucraina, cosa vorrebbe dire? Tirare un'atomica su Kiev dico Kiev o un'altra grande città per spezzare il morale degli ucraini? Ma sarebbe una tale mostruosità e comporterebbe immediatamente la sconfitta della Russia, perché avrebbe un costo politico talmente alto un'azione del genere che tutto il mondo dovrebbe dal giorno dopo voltare le spalle alla Russia, Cina compresa, ecco, forse la Corea del Nord forse rimarrebbe a fianco di Putin, ma cioè, quindi il tentativo mostruoso, causando milioni di morti, di spezzare la volontà di resistenza degli ucraini avrebbe come effetto immediato che il resto del mondo dovrebbe invece schierarsi contro la Russia. Ma anche l'uso tattico, che è quello di cui si parla di più, è irrazionale. Perché? Perché uso tattico significa di fronte a un'offensiva ucraina che minaccia di avere successo, di sfondare le linee russe, il comando russo che cosa fa? Chiede che un certo settore del fronte venga bombardato con armi nucleari di, diciamo, potenza molto più limitata per distruggere appunto un concentramento di truppe ucraine. Semplifico un po', ma il senso è quello, no? Cosa provocherebbe? 20, 30, 40 mila morti, quasi tutti militari, ma insomma, ucraini. Risolverebbe un problema tattico sul momento, quindi quella penetrazione ucraina verrebbe annientata, la battaglia in quel momento verrebbe vinta, ma stessa cosa, ha un costo politico assolutamente inaccettabile per i russi, perché il primo che dopo il 45 osasse violare quello che è un tabù vero sull'uso delle armi nucleari, appunto pagherebbe giustamente un costo politico a mio avviso esorbitante. Quindi per vincere una battaglia limitata, comunque di fatto perderebbe la guerra dal punto di vista politico, e le guerre si combattono per scopi politici alla fin fine. Quindi ecco, è una minaccia che io trovo non realistica fin tanto che la guerra rimanga limitata al territorio ucraino. Chiaramente, di fronte a colonne corazzate di Kiev che marciano su Mosca sarebbe un altro discorso, ma questo francamente, e rientrerebbe in quell'uso nella dottrina militare russa. Però l'idea che ci sia un'invasione della Russia da parte degli ucraini o della NATO che appoggia gli ucraini, francamente siamo nella fantascienza. Quindi, considerando che il conflitto rimanga limitato al territorio ucraino, la minaccia dell'uso di armi nucleari è per spaventare noi nel senso proprio noi che siamo qui in questa sala e noi cittadini delle democrazie occidentali che siamo propensi a credere un po' troppo talvolta alle minacce di Putin. L'ultima cosa, e poi chiudo davvero, guardate alle mie spalle ci sono, vedete, delle possibili così, ricostruzioni, no, dei risultati di questa guerra, di quali potrebbero essere i risultati di questa guerra, no? Le possibilità di una vittoria russa, in alto a sinistra vedete una cartina che rappresenta la vittoria totale russa, quindi con l'Ucraina ridotta a una metà del suo territorio, quella nord-occidentale, quindi in sostanza privata di qualsiasi accesso al mare, eccetera. La seconda è molto simile perché, vedete, è un po' più grande l'Ucraina, ma è comunque isolata dal mare. La terza è quella a cui, secondo me, a questo punto i russi mirano. E questo poi è il massimo obiettivo a cui i russi possono aspirare, la terza in basso a sinistra. Quindi,
più di quello che hanno conquistato fino ad oggi, ma la conquista completa dei quattro oblast, delle quattro regioni ucraine che Putin ha annesso, vi ricordate, nel settembre del 22, tra l'altro trasformandole con un suo atto, diciamo così, unilaterale in madrepatria russa in realtà. Nella colonna di destra ci sono invece le possibili scenari di vittoria per gli ucraini, che si va da quella in alto, che è la vittoria marginale, che lascerebbe ai russi, vedete, Crimea e Donbass sostanzialmente, a una vittoria già sostanziale, perché lascerebbe ai russi non neanche tutto il Donbass, soltanto la Crimea, ma la parte di Donbass che possedevano prima del 2024, del 2022, e poi la vittoria totale, che sarebbe tornare ai confini del 91, che anche questa mi sembra francamente poco realistica. Però vedete, queste sono un po', no, le aspettative strategiche che possono avere le due parti in causa, alcune ormai irrealizzabili, no? Le due estreme sono irrealizzabili, le altre sono ancora sul campo. Ecco, io mi fermerei qui e spero di avervi dato qualche spunto di riflessione su questa guerra che purtroppo, ecco, insisto, non credo possa terminare in tempi brevi. Grazie. Grazie professore. Prima di passare la parola a Andrew Spanaus, vorrei fare chiederle alcune puntualizzazioni, soprattutto a favore del nostro pubblico, che non è composto per la grande maggioranza di due tecnici. Ne ha fatto un po' cenno nel suo discorso, ma vorrei che lei esplicitasse un po' di più i due conflitti che oggi ci preoccupano, l'Ucraina e quello da Israele a Hamas. Quanto sono ibridi e quanto sono asimmetrici? Se brevemente si può fare. No, ha ragione, io non ho parlato del conflitto tra Hamas e Israele, perché è proprio un altro genere di conflitto. Quello è un conflitto totalmente asimmetrico, direi che è proprio un caso di scuola, un case study di conflitto asimmetrico, perché abbiamo da una parte uno Stato sovrano, Israele, dotato di forze armate estremamente efficienti, numerose, ben armate, e dall'altro un'organizzazione politico-terroristica con delle milizie relativamente numerose, ma quasi del tutto prive di armi pesanti. Si hanno i razzi, i missili che tirano su Israele, qualche mortaio, non hanno armi pesanti, che ha adottato una strategia molto efficace, perché politicamente stanno vincendo loro, poi anche su questo, se volete, possiamo discutere, colpendo quindi Israele con un'azione fulminea che ha colto di sorpresa Israele, causando non tanto dei danni all'apparato militare di Israele o alla sua, ma dei danni al suo senso di sicurezza, al suo senso di poter controllare il proprio territorio, al fatto che Israele nasce come casa sicura per gli ebrei e deve restare la casa sicura degli ebrei. Hanno colpito al cuore veramente la ragion d'essere di Israele in un giorno, il 7 ottobre, dopodiché si aspettavano, a mio avviso, una reazione violenta da Israele. Non è possibile che potessero supporre che Israele lasciasse correre una cosa del genere senza reagire militarmente. Dopodiché, e lo stiamo osservando giorno per giorno, a prezzo di perdite tremende tra la popolazione civile, e ci mancherebbe, non sto assolutamente giustificando questo, ma tutti i morti civili fanno il gioco di Hamas. Hamas è diventato non solo il leader indiscusso della lotta contro Israele, e quindi della lotta dei palestinesi per i loro diritti, ma è riuscito a screditare Israele di fronte agli occhi del mondo. Noi abbiamo università occupate, abbiamo insomma un'opinione pubblica che ormai ha quasi completamente voltato le spalle a Israele per il modo in cui Israele ha reagito. Quindi guerra asimmetrica che più non si potrebbe, dove colpendo un solo giorno con, certo, 1200 morti non è che siano pochi, facendo perdite gravi ma militarmente trascurabili, i risultati politici ottenuti sono enormi da parte di Hamas, e sono di enorme vantaggio da parte di Hamas. Certo, a quale prezzo? Quanti miliziani di Hamas sono morti oltre ai civili? È stata veramente distrutta la struttura militare di Hamas, o la stanno finendo di distruggere? Punti interrogativi, non lo sappiamo. Io dubito sinceramente che un'operazione come quella israeliana possa condurre alla distruzione totale delle capacità militari di Hamas. Non succede così nelle guerre di questo tipo. E quindi è una guerra asimmetrica in cui il debole, quello militarmente debole, giocando le sue carte con grande cinismo, intendiamoci, con grande cinismo, perché sapevano che avrebbero causato la morte di migliaia e migliaia di loro concittadini a Gaza,
però ha giocato molto bene le sue carte, causando un danno politico enorme a Israele, e non so come ne verrà fuori Israele, appunto, veramente, anche qui è una guerra in cui non si vede la fine. Giusto ieri dicevano altri mesi di offensiva, quindi fino a fine anno, ma non si vede la fine. L'altra sera, scusate, ma Olmert, il vecchio ex primo ministro israeliano, che certo non è una colomba, ha detto questa guerra deve finire subito, in diretta su Sky TG24, deve finire subito perché Israele la sta perdendo, se non l'ha già persa, e deve finire subito perché stiamo giocandoci le nostre possibilità politiche per i prossimi 20 anni. E ha ragione Olmert, io sono d'accordo, doveva finire prima, dovrebbe finire, perché non ha nessun senso per un paese come Israele diventare il paria del mondo per andare alla caccia degli ultimi, forse, questi fantomatici 4 battaglioni di Hamas, che poi è un modo di dire, insomma in realtà saranno qualche migliaio di miliziani che si saranno già mescolati alla popolazione, pronti a riprendere le armi appena la pressione diminuisce. Quindi è un disastro per Israele questa guerra. Lei giustamente prima ha citato Clausewitz. Clausewitz diceva che la guerra è camaleontica. Oggi tanti critici dicono che Clausewitz non è più reale, io non la penso così, penso che Clausewitz sia ancora molto reale. È proprio il fatto che la guerra sia camaleontica, ibrida e asimmetrica, penso che, non so se può concordare con me, ma sia proprio quello che dice Clausewitz alla fine. Poi mi ha colpito il fatto che lei ha citato il ritorno della storia, mi ha fatto venire in mente Fukuyama, che diceva la fine della storia, e quello. E mi allaccio a un'altra considerazione che mi farebbe piacere che lei facesse, perché la nostra associazione, uno degli scopi, lo scopo è quello di creare una cultura della sicurezza nella popolazione. Questa fine della storia, che ha apparentemente, non so quanto sia stato invece qualcosa di comodo dal punto di vista politico, ha fatto cambiare idea sia le opinioni pubbliche che i leader, le nazioni dell'Occidente, no, è finita le guerre, facciamo solo le operazioni di pace, eccetera. Ecco, lei che è anche, non solo un divulgatore, ma anche un insegnante, quanto c'è bisogno in Italia di cultura strategica? Non parliamo di cultura militare, perché sembra che vogliamo militarizzare la popolazione, ma di una cultura strategica. Quanto noi in Italia, anche paragonati magari anche agli altri paesi europei, ci manca questa cultura della sicurezza che ci possa portare la popolazione, l'opinione pubblica a capire un po' più a fondo questi eventi che succedono sulle porte di casa nostra, perché alla fine sia Israele e Hamas che l'Ucraina ce l'abbiamo sulla porta di casa, no? Ma le distanze sono talmente complesse. Ecco, vorrei che facesse un cenno su questo. Bella domanda, un po' complicata, nel senso che vabbè, la storia non finisce, ce ne siamo accorti, anzi purtroppo sta, diciamo, procedendo su una china che non piace quasi a nessuno, purtroppo dopo l'89, dopo la fine della guerra fredda, che aveva anche giustamente illuso molti sul fatto che si potesse aprire un'era di pace. Beh, invece la sua domanda è fondamentale. Quanto manca in Italia una cultura strategica? Beh, manca molto una cultura sulla sicurezza. Infatti in Italia poi si sentono delle cose così estemporanee, un po' assurde, tipo sciogliamo la NATO, usciamo dalla NATO, facciamo, che per carità se ne può discutere, è del tutto legittimo che un paese discuta delle sue alleanze, ma non in questo modo, cioè non in maniera così improvvisata. Perché manca questa cultura? Io direi per due motivi. Primo, perché abbiamo vissuto dal secondo dopoguerra in poi con il senso di colpa, anche giusto, di aver combattuto una guerra sbagliata, con l'alleato sbagliato, e di essere quindi delle pedine di secondo ordine che si meritavano di essere tenute un po' a margine, no, del discorso strategico. E secondo, perché ci siamo approfittati, come quasi tutti gli europei, dell'ombrello americano. Cioè, voglio dire, è comodo vivere protetti dagli americani spendendo l'1 qualcosa del nostro PIL e lamentarci anche poi in certe occasioni, perché però gli americani sono cattivi. Adesso non voglio passare troppo da filo atlantista, però bisogna rendersi conto che se uno sceglie di essere in un'alleanza dove c'è un partner maggiore che spende 50 volte quello che spendi tu, a quel punto tu deleghi la tua sicurezza a un partner e poi devi anche prenderne atto. Cioè, oggi lamentarsi, non so,
dell'alleanza, della necessità di anche essere fedeli in un certo senso alle scelte dell'alleanza mi sembra un po' assurdo. Bisognerebbe allora prima dire ok, usciamo, spendiamo 5-6 volte quello che spendiamo oggi per la nostra sicurezza, e questo è un dibattito molto che dovrebbe iniziare, è molto, diciamo così, sostanziale, diciamo che non si parla di cose astratte, si parla di quanti soldi noi contribuenti vogliamo destinare alla difesa. Pensiamo di poterne destinare appunto quelli che oggi, i pochi che spendiamo oggi, continuare a farlo fuori dalla NATO, è assurdo. Cioè diventiamo come San Marino che hanno 4 gendarmi per difendere un territorio grosso come un fazzoletto, va bene, loro possono permetterselo, noi no probabilmente come Italia, negli scenari futuri. Queste sono le cose di cui dovrebbero parlare i nostri politici, perché tutte le scelte sono, se ne può discutere, però in maniera realistica, non appunto campate in aria, no? Usciamo dalla NATO e poi si vede. E appunto chiudo, torno su questo. Purtroppo il dibattito è fortemente ideologizzato ed è fortemente condizionato appunto da questa situazione che si è trascinata dal 45 in poi, di giusti sensi di colpa per una guerra sbagliata e poi di comoda sopravvivenza sotto l'ombrello americano. Grazie professore. Andrew Spanaus, allora, facciamo un po' di domande cattive, però. Funziona, sì. Perché le domande buone sono capaci di farle tutte, insomma, no? Allora, quanto influisce l'ideale che ha sempre un po' permeato, perlomeno negli ultimi anni, gli americani, ma in tutta la loro storia forse, no? L'esportazione della democrazia, di contro la visione pragmatica di come va il mondo su questi conflitti che ci preoccupano direttamente? Forse gli americani sono preoccupati forse di più di tutti con la Cina, cosa che preoccupa un po' di meno noi europei, che ci preoccupano gli altri due perché ce li abbiamo anche più vicini. Ecco, che approccio ha l'amministrazione Biden, che in questo momento ha in mano le redini non solo degli Stati Uniti ma un po' anche del mondo, se vogliamo ancora, no? Vista l'importanza che rivestono gli Stati Uniti, che sono ancora, ricordo a tutti, una superpotenza. La Russia non lo è più, è una potenza regionale, aspira a diventare una superpotenza, Putin gli farebbe molto piacere, però al momento non lo è, no? Ecco. Bene, cominciamo così. Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere tornare a Vicenza con la sessione di settembre. E parlare di conflitti, però chiaramente parleremo un po' di politica americana mettendo insieme, quindi meno sull'aspetto militare, ma l'aspetto più politico dei conflitti, visto che quello militare appunto è stato trattato egregiamente. L'America è cambiata nel suo modo di guardare questi conflitti, anzi diciamo così, sembrava, doveva, voleva cambiare. Anche qui è tornata la storia, siamo tornati un po' indietro, perché c'era questa idea, oltre a questa idea del cambiamento di guerra, del tipo di guerra, la visione della guerra che ringrazio, secondo me è molto importante, si torna alla Revolution in Military Affairs, tutte queste idee che adesso basta la tecnologia, no, e non servono più i carri armati, queste cose, si parlava di questa cosa molto negli anni 90, nei primi anni 2000 negli Stati Uniti. Però quello che in realtà è successo è che Donald Trump, come in tanti campi, ha creato un grande disruption, cioè un grande cambiamento negli Stati Uniti durante la sua presidenza. In realtà era iniziato un po' già sotto Obama, ma anzi molto sotto Obama, in un tentativo di Obama di dire che la Russia non deve essere il nostro nemico, dobbiamo pensare alla Cina, no? Come diceva, e quindi la Russia in realtà fa parte della cultura occidentale, un'idea che e quindi dobbiamo utilizzarlo un po' all'inverso rispetto a come è stata utilizzata la Cina negli anni 70, per essere dalla nostra parte per contrastare la Cina, più vicino alla Russia per combattere la Cina. Un'idea che è stata attribuita in parte accuratamente a Henry Kissinger, ma non solo, a vari altri che hanno pensato in questo modo. Trump chiaramente voleva aprire a Putin, voleva aprire la Russia. Biden aveva cominciato a farlo prima di lui, aveva fatto un accordo, pochi si ricordano, abbiamo fatto un accordo con Putin per
tirare fuori le armi chimiche dalla Siria nel 2013. Avevano fatto una serie di accordi in Siria di deconfliction, cioè degli eserciti coordinavano per non sparare uno contro l'altro, e poi però succede Maidan in Ucraina, e quindi la situazione diventa più difficile per Obama. E ora che si arriva alla fine della sua amministrazione, questi tentativi di collaborazione, per tanti motivi che non entriamo adesso, più o meno era fallito. Trump vuole anche lui aprire la Russia di più, però in realtà non ce la fa neanche lui. C'è una forte resistenza nelle istituzioni americane, lui viene continuamente criticato come troppo amico della Russia, amico dei tiranni, dei dittatori, e alla fine lui manda le armi all'Ucraina che Obama non aveva mandato, tra l'altro. Ma quando arriva Biden, lui non è che torna indietro subito, anzi va avanti. Biden nel giugno 2021 si incontra con Putin a Ginevra e fa una serie di accordi. Intanto riconosce alla Russia lo status di grande potenza. Non è che dice, Obama diceva no, non sono una potenza regionale o un distributore di benzina. Biden dice no, va bene, dialogo tra grandi potenze, questo ti possiamo riconoscere, se però ci aiutate, se siete responsabili. E quindi parliamo di disarmo nucleare, parliamo di Medio Oriente, di Corea del Nord, perché la Russia aveva già aiutato con l'accordo con l'Iran durante gli anni di Obama. Parliamo di cyber security. Addirittura la Russia aveva arrestato dei hacker dentro la Russia su indicazione degli Stati Uniti. C'erano successe delle cose che potevano sembrare molto, molto positive. Però poi di nuovo la situazione cambia molto con l'Ucraina. Putin afferma il diritto di avere una sfera di influenza, no, in Europa, e gli Stati Uniti dicono no, questo non riconosciamo questa idea qua, quindi c'è una differenza fondamentale qui, e Putin a un certo punto decide che non può aspettare, no, per mettere in pratica questa sua necessità. Cosa pensa, qual è l'approccio dell'amministrazione Biden? Biden diventa il grande difensore degli Stati Uniti, il grande difensore dell'Ucraina, appunto, anche se prima dicevano l'Ucraina non entrerà mai nella NATO, cioè non si metteva per iscritto, ma Biden già aveva detto guardate che non potrà entrare nella NATO in tempi brevi, e va molto piano, è sempre andato molto piano Biden a difendere l'Ucraina, diciamo diamo un po' di armi, queste più a lungo raggio no, aspettiamo, poi nello spazio di anni piano piano si va fino al punto che oggi si comincia a dire vabbè, allora forse potete usare i nostri missili, le nostre bombe anche dentro la Russia, perché di fatto state perdendo territorio, quindi piano piano, quando le cose vanno un po' male, si aiuta un po' di più. Però l'approccio è un po' binario, diciamo così, per non dire schizofrenico. In pubblico, cioè pubblicamente c'è una posizione netta, dobbiamo aiutare l'Ucraina a resistere, a riguadagnare, a riprendere i suoi territori, non possiamo scendere a patti con la Russia. Dietro le quinte, invece, da tempo si dice dobbiamo trovare un modo di uscire da questo, e qualcuno è uscito pubblicamente a dirlo, vi ricorderete Mark Milley era capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti fino a poco più di un anno fa, e lui a fine 2022 ha detto avete ripreso un grande pezzo di territorio, è il momento di trattare, trattate adesso perché in futuro magari non va così bene, ha avuto assolutamente ragione lui. Spesso dal Pentagono proprio è venuta questa spinta a trattare, quindi c'è dentro gli Stati Uniti, ci sono vari gruppi che dicono sì, ma cerchiamo, mettiamo un po' di pressione sull'Ucraina, ci va il capo della CIA, ci va appunto il ministro della difesa, qualcuno va lì e dice ok, va bene, sì, aiutiamo. Zelensky dice dateci le armi, e loro dicono va bene, però cominciamo a pensare a come se ne esce. Io mi permetterei di aggiungere un'altra mappa a questo qui, dal punto di vista politico, che potrebbe essere che i territori rimarranno tali dal momento in cui si comincia a trattare, che può essere oggi, può essere tra 6 mesi, può essere... Perché sarà molto difficile raggiungere un accordo. La coreanizzazione del conflitto. Viene congelato l'accordo e si tratta, ma proprio per le posizioni in campo, dire ok, voi prendete questo, noi prendiamo questo, vedo che è una cosa che richiederà molto tempo. Mentre congelare il conflitto per non perdere altre decine di migliaia di vite umane invece potrà diventare una cosa abbastanza forte.
Quindi l'approccio di Biden ha una, cioè ha un aspetto di difendere la democrazia. Lui ha parlato di questo anche prima di arrivare alla Casa Bianca in modo molto forte. Noi siamo la democrazia occidentale, dobbiamo difendere i nostri valori, più guardando alla Cina, proprio una questione culturale di un altro mondo. Però c'è anche del realismo, cerca di metterci del realismo, fa molto fatica però. E lo vediamo anche con Gaza. Anche qui l'ultima cosa che voleva fare Joe Biden è trovarsi mischiato in una guerra ad appoggiare Israele. No, non era questo il suo obiettivo. Durante l'amministrazione Obama, Netanyahu aveva criticato fortemente Obama per l'accordo con l'Iran, Trump ha tirato fuori gli Stati Uniti, Biden è sempre stato amico di Israele, andava abbastanza d'accordo con Netanyahu, ma per necessità. Si trova una situazione dove subito va a abbracciare Netanyahu, a abbracciare Israele e dice però non fate l'invasione di terra. Mi raccomando, non fate, che sarà un grande errore. Chiaramente lo fanno lo stesso. Quindi avete sentito, continua questa cosa, sì ma non fate così, ma state attenti ai civili, però lo fanno lo stesso e intanto abbiamo accordi che durano da 15 anni, dove Israele ha diritto di comprare tantissime armi degli Stati Uniti. Biden ha un grosso problema però, no? Un problema politico che poi ci arriviamo, però per affrontare questo problema lui comincia a dire ok, però non vi manderemo più le armi. Ha fatto una volta, come avrete sentito poche settimane fa, queste bombe qui da 300 kg, sono 300 pounds, sono troppo grosse, è impossibile uccidere qualche militante di Hamas in mezzo ai civili, con una bomba così ammazzate tutti. Infatti, dopo la strage dell'altro giorno, ho detto, hanno usato bombe piccole, da 20 kg. Se è vero che hanno usato le bombe da 20 kg, allora questo è più accettabile. No? Non so quanto piaccia agli studenti della Columbia University questa idea qua, però... Questo è un indice della difficoltà dell'amministrazione Biden, che appunto era partita con l'idea cambiamo un po' l'approccio. Biden, quando si è ritirato dall'Afghanistan, che a livello logistico è stato disastroso, a livello di immagine, però ha detto è una nuova era, finisce l'era delle guerre nel Medio Oriente allargato, il mondo è nuovo. Noi adesso c'è la Great Power Competition, la competizione con la Cina. Non è andata così, la storia è tornata in modo prepotente in Europa. Mettiamo un attimo da parte la questione delle guerre. Penso che tutti siano interessati, ormai la campagna elettorale degli Stati Uniti è entrata nel vivo, forse a capire qualche cosa di più, no? Perché quello che noi vediamo, lo vediamo dalla nostra stampa, però certe volte sentire da chi potrebbe essere più addentro ai meccanismi della politica americana, un po' come va questa campagna, no? Perché sembra... Da quello che sembra che Trump sia sicuramente in vantaggio, possa vincere. In realtà poi, dal mio punto di vista, non so se è sbagliato, uno può anche avere le percentuali a suo favore, ma poi il sistema è fatto in maniera tale che per cui ci potrebbero essere anche delle sorprese poi dopo, no? Quando si va veramente a mettere giù i voti negli scatoloni. Allora, prima notizia, sì, sto scrivendo un libro, non l'hai chiesto, però un libro che uscirà a ottobre, però per la, diciamo, in quel momento farò la previsione finale, ma ad oggi, e dall'ultimo anno e mezzo, io continuo a dire che è avvantaggiato Biden, e lo è tuttora oggi, secondo me. È sotto nei sondaggi di un punto di media, un punto è poco. E tanto se uno guarda i singoli stati dice sì, però se sei sotto in tutti gli stati di un punto è sempre indica qualcosa, e questo è vero. Però, come diceva il generale, quello che è oggi, ci dicono i sondaggi, non è tutto. Ci sono tante altre considerazioni, stiamo aspettando il verdetto nel processo di Trump, la Rai che mi scrive, allora appena esce il verdetto ne parliamo. Una condanna di Trump non gli fa perdere 5-6 punti nei sondaggi, o se nel voto, però se ne perde uno... Se ne perde 2-3 in alcuni stati può essere fatale, ma soprattutto, questo vi dico in modo riservato, non esce da questa stanza, Trump ha bisogno di guadagnare voti rispetto ad oggi. Quelli che rispondono ai sondaggi sono tipo 1-2%, cioè, i sondaggi americani sono incredibilmente precisi per qualche motivo, nonostante il fatto che quasi nessuno risponde al telefono, cioè non vogliono chiamare. Però riescono comunque gli statistici a costruire sulla base di queste poche risposte dei sondaggi che nelle ultime elezioni, anche nelle primarie,
insomma sono state abbastanza precise. Di solito nelle elezioni presidenziali, cioè nei anni, nei decenni, l'errore però dei sondaggi è girare su 3,5 punti, quindi sei avanti di un punto oggi, insomma. E tra l'altro nei sondaggi te lo dicono, c'è un margine di errore, no? Però di solito sbagliano intorno a 3 punti. Ma Trump deve aggiungere voti, cioè abbiamo una serie di persone, molte persone che sono disilluse, non sono scontenti di Biden. Biden perché c'è stata l'inflazione, la forte inflazione, non necessariamente colpa sua, ma così va la vita, perché c'è la guerra a Gaza, una parte del partito molto arrabbiata per questo, anche se sono pochi, se sono 50.000, 100.000 in un singolo stato, in un stato importante come Michigan o Wisconsin, lui potrebbe perdere lo stato per quello e questo è fatale per lui. Quindi ci sono queste persone che devono tornare a Biden, non andranno a Trump. Debito pubblico alle stelle. Debito pubblico non esiste, legga il mio libro. No, il debito pubblico è vero, i repubblicani fanno di questo una questione. In realtà non ha nessuna importanza reale negli Stati Uniti e in qualsiasi paese sovrano. Quindi in Europa non vale questo discorso. Perché il debito pubblico americano è aumentato di 30-40% durante la pandemia. Da dove abbiamo preso i soldi? Esatto. E neanche, li mettiamo per Amazon computer. Non li prendiamo dai cinesi, non li prendiamo dai cittadini, non li prendiamo da nessuna parte. La banca centrale li crea, punto, e basta. È l'unico. Bretton Woods funziona ancora. Bretton Woods aveva almeno un valore, era legato a un valore aurea. Di riserva, non un valore reale, però di riserva aurea, sì. Però in realtà appunto i soldi li creiamo quanto vogliamo. Ci sono dei limiti su questo, dei vincoli, e su questo è vero. I vincoli sono che questi soldi, se li butti in economia, se creano troppa inflazione, hai un problema. E questo in parte abbiamo visto, anche se la politica fiscale in America significa la politica di investimento, la spesa pubblica, ha influito solo per il 30% dell'inflazione. L'altro problema è la disuguaglianza. Se i soldi, è la speculazione finanziaria, se i soldi vanno buttati in borsa e creano delle bolle, questo è un grosso problema, questo l'abbiamo visto parecchio negli ultimi decenni. Però è un tema in politica, però è un tema molto poco capito, compreso, ho scritto un libro prima e ci ritornerò. Per concludere, Trump appunto deve guadagnare dei voti e tra questi indecisi io penso che guadagnerà molto poco, o voteranno Kennedy, che potrà prendere 6, 7, 8%, o voteranno Jill Stein o Cornel West, candidati piccoli, o non voteranno, o torneranno a Biden. La domanda è quanti torneranno a Biden. Se lui riesce a recuperare 30, 40, 50% di questi indecisi, vince. Hanno delle debolezze molto forti. Biden è vecchio, appunto, sembra rimbambito, tutti siete tutti convinti che Biden non decida nulla, eccetera, invece Biden decide ancora Biden, solo che ha i suoi tempi. Se questo diventa troppo evidente nel primo dibattito a giugno, sarà un grave colpo, un colpo per lui. Se lui esce male da questo dibattito, Trump ha la debolezza chiaramente che potrà essere condannato. Finora non gli ha fatto molto male, ma i sondaggi ci dicono che un certo numero di persone prenderanno in considerazione una condanna. Ci sono altri temi, insomma, aborto può essere molto importante per i democratici, perché la Corte Suprema ha tolto il diritto all'aborto da un diritto costituzionale, di rango costituzionale, e questo ha mobilitato i democratici e porta voti per loro, come l'immigrazione, che è un negativo per Biden. Quindi sono tanti fattori, però ad oggi comunque Biden potrebbe farcela, però bisogna aspettare. Torniamo un po' alle nostre guerre, quelle che ci preoccupano. E questa situazione politica internazionale, guerre combattute, guerre non combattute sul campo di battaglia, ma con la competizione con la Cina di fatto è quasi una guerra, che influenza hanno sulla campagna elettorale e sull'opinione pubblica americana? Saranno determinanti oppure ci saranno più determinanti gli aspetti prettamente economici, quelli del benessere dell'americano medio, se vogliamo chiamarlo così? Beh, quest'anno hanno
avranno un effetto, sicuramente soprattutto per Gaza. Spesso gli analisti dicono sì, la politica estera conta molto poco nella politica americana, ma in realtà periodicamente arriva. Per esempio, Barack Obama vinse le primarie contro Hillary Clinton nel 2008 essenzialmente per la sua critica alla guerra in Iraq. Clinton era una, cioè, era falco, si può dire falca, mi ha detto che sta male in italiano, quindi era falco, personaggio falco in politica estera, nettamente, e Obama sfruttò molto questa cosa. Oggi, cioè, Gaza è un grosso problema per Biden, e questo è un grande cambiamento nella politica americana, perché per decenni i politici al Congresso, deputati e senatori, dovevano pensare a una cosa sola quando votavano su Medio Oriente e su Israele, a quello che era la posizione di AIPAC, che è un'associazione, una lobby israeliana, cioè un gruppo molto ben organizzato che appoggia apertamente i governi israeliani di destra e mette forti pressioni sui parlamentari per questo. Dicono: se tu appoggi le nostre posizioni, noi ti aiutiamo, se non le appoggi, aiutiamo il tuo avversario. Okay? Tutto legittimo alla luce del sole, ma molto, molto pesanti e forti. Oggi non più, cioè oggi Biden deve pensare agli studenti nei campus, deve pensare ai arabo-americani, che sono decine di migliaia, a Michigan, vicino a Detroit. Più di 100.000 democratici registrati hanno votato durante le primarie del Michigan contro Biden, cioè hanno votato per un'altra persona. Abbiamo questa bellissima possibilità di votare qualcun altro, cioè, o nessuno, anzi, nel Michigan c'è scritto nessuno, puoi diventare così. E hanno detto espressamente di farlo per mettere pressione su Biden. Se lui perde 100.000 voti nel Michigan, è spacciato, che ha vinto di 30.000 voti l'altra volta. Quindi in questo la politica estera può influire molto. L'Ucraina è un po' diverso come caso, perché sono più i repubblicani, che la base repubblicana, che è scettica su questo, mentre al Congresso, con il Presidente della Camera, ha deciso a un certo punto di fare l'accordo con i democratici e far passare gli aiuti per l'Ucraina. Quindi sono... A sinistra sono scettici su Gaza, a destra sono scettici sull'Ucraina. Perché sull'Ucraina? Non perché che amano Putin, però ci sono due motivi. Intanto abbiamo avuto i neocon, cioè i neoconservatori, Bush, Cheney, eccetera, che hanno fatto un sacco di guerre all'estero a nome della democrazia. Quando arriva Biden e dice difendiamo la democrazia nel mondo, la gente dice beh, abbiamo già sentito questa cosa, ci convince un po' poco. Due, si è fatto un gran casino contro Trump di scandali sulla Russia. E quelli che hanno appoggiato Trump hanno detto sì, però avete rotto le scatole su questa cosa, dicendo che Trump è un agente russo, e invece è solo un matto, il nostro matto. E quindi l'idea che la Russia e Putin sia il grande cattivo non convince una bella fetta della popolazione americana. Quindi, insomma, troviamo una sfiducia verso le istituzioni sulla narrazione generale. Biden, per concludere su questo, io credo che Biden sarà costretto tra breve a bloccare altri invii di armamenti in Israele. Ha fatto due giorni fa, la sua amministrazione ha detto appunto le bombe erano solo di 20 kg, in realtà non è un'invasione di Rafah, quindi non oltrepassa la linea rossa nostra. Dirlo in quel modo lì politicamente è stato un grande errore, perché ti apri, cioè deve mostrare un po' di rabbia, un po' di empatia politicamente, dire no va bene così. Quando muoiono carbonizzate decine di persone non lo aiuta, e se davvero la guerra va avanti fino alla fine dell'anno, lui capisce che qualcosa dovrà fare per riprendere appunto questi voti da sinistra. Parlando sempre della politica interna americana, l'impressione è che Trump sia il padrone del Partito Repubblicano, perché il Partito Repubblicano non sia in grado di esprimere anche delle opinioni che dissentono con Trump. In fondo Trump non è né il presidente del partito, né non ha una figura istituzionale all'interno del partito, mi pare di non sbagliarmi ad affermare questo. Quanto è vero che Trump ha in mano il Partito Repubblicano e quanto invece non lo è? Il presidente è di fatto il capo del partito, poi c'è un partito, una struttura di partito che ha la sua... il suo capo, il chairman, però quella persona lavora per il presidente a livello politico, così, e il candidato per il presidente diventa di fatto il leader.
Il Partito Repubblicano ha fallito in modo clamoroso quest'anno nel cercare di opporsi a Trump. E perché ha fallito? Perché ha delle idee vecchissime, cioè si rifiuta di cambiare il Partito Repubblicano. Cioè pensano ancora di poter riportare il Partito Repubblicano negli Stati Uniti a una posizione pre-Trump. Cioè non hanno capito niente o non vogliono accettare la necessità di cambiare. Trump ha vinto le elezioni del 2016 perché ha attaccato la globalizzazione dicendo l'establishment, le istituzioni hanno ignorato la metà del paese, cioè la brava gente che lavora, che non fa parte dell'elite, non lavora per Google, non sta a Washington, non sono i giornalisti importanti, ma la gente normale che lavorava nelle fabbriche, adesso non ci lavora più perché le fabbriche sono andate in Messico, in Cina, no? Adesso deve guidare per Uber, lavorare a McDonald's per sopravvivere. Poi quanto sia vero, insomma, ma questa visione, cioè, Trump l'ha sfruttato e continua a sfruttarla. Cioè dobbiamo ricostruire il potere americano, il potere vero americano. E perché ha detto abbiamo speso 6.000 miliardi di dollari in guerre inutili, cose che ho detto qualche minuto fa. Cosa fa il Partito Repubblicano? Cerca di... Nikki Haley è l'esempio di questo, quella che tra l'altro un paio di giorni fa ieri ha scritto su una bella bomba in Israele, finitevi, no? Quindi questa era la sua visione della guerra a Gaza, quindi sicuramente non avrebbe guadagnato voti dalle università, però. Però gli Stati Uniti sono cambiati tantissimo in termini di politica economica. Trump l'ha iniziato, protezionismo, Biden lo porta avanti, aumentando addirittura i dazi di Trump e facendo politica industriale. Grande politica industriale, grandissimi investimenti pubblici, lo fa in modo molto più preciso di Trump e sarà molto efficace negli anni. Però Nikki Haley non ha mica capito questo, gli altri repubblicani hanno fatto tutti campagne elettorali su debito pubblico, no? Stiamo spendendo troppo. E cosa significa spendere troppo? Dovremo cambiare le pensioni e la sanità. Cioè Nikki è andata in giro a fare campagne elettorali parlando di dover tagliare pensioni e sanità. È possibile? Sì, magari qualcuno in Italia potrebbe farlo, non faccio nomi del partito, però cioè è una cosa veramente assurda quello che eppure, e poi dire dobbiamo difendere la democrazia contro i cattivi dittatori del mondo, anche questa è una valutazione politica. Poi coraggioso non può dire ha ragione, brava che dica queste cose, però molti non ci credono per i motivi già spiegati. Quindi forse adesso il Partito Repubblicano comincia a capire che il cambiamento portato da Trump non era solo perché lui, per la sua personalità, ma anche per la sostanza, cioè il fatto che la politica ha dovuto adesso prendere in considerazione anche l'opinione della popolazione e degli elettori. È una cosa che dovrebbe essere normale, ma a volte serve il populismo, servono dei matti, personaggi anche pericolosi per riportare la politica e l'istituzione a questa realtà. Non puoi fare quello che vuoi tu e ignorare i problemi e le istanze del popolo. Se lo fai rischi, cioè rischi delle cose molto gravi, l'abbiamo visto in Europa, l'abbiamo visto in tanti altri paesi in passato. Partito adesso vediamo che i think tank un po' di destra cominciano a andare in una direzione un po' più trumpiana. Cioè non pensano più di semplicemente di gestirlo, no? Come un corpo estraneo che noi come istituzioni possiamo comunque, no? Gestire. Per questo penso che una nuova amministrazione Trump, se dovesse vincere, sarebbe anche pericolosa, perché alcune cose appunto positive lui l'ha portate, l'ha fatte, però ci sono altre cose che sono istituzionalmente molto pericolose, cioè non ha nessun rispetto per le istituzioni del paese e sarebbe più efficace nell'attuare una politica di questo tipo, i suoi obiettivi interni. Make America Great Again, MAGA, è il motto di Trump, è un motto creato proprio per contrastare questo presunto declino degli Stati Uniti come superpotenza. Però da quello che abbiamo sentito, anche da un punto di vista economico, gli Stati Uniti sono ancora molto forti, insomma, e hanno ancora risorse, hanno anche grosse capacità che magari a noi in Europa mancano. E questo futuro ruolo, sia che vinca Biden che vinca Trump, ma il prossimo presidente, in base alla sua, a quello che dirà l'americano medio, penserà l'americano medio,
dovrà riorientare la politica internazionale degli Stati Uniti anche in modo più pragmatico, evitando uno scontro diretto magari con la Cina o trovando un compromesso anche sulla questione ucraina o sulla questione tra Israele e Hamas. Cioè, sì, va bene, io sono pro Israele, però bisogna anche riconoscere che dall'altra parte bisognerà pur dargli qualche cosa, non è che si può fare muro perché altrimenti la questione non la risolviamo. Ecco, il prossimo presidente che cosa si dovrà trovare di fronte da questo punto di vista, o anche nei rapporti con l'Europa stessa? Sì. Il prossimo presidente avrà una situazione abbastanza positiva, vantaggiosa, perché sarà l'ultimo mandato di questo presidente. Internamente è problematico perché è un po' meno potente, perché la gente non lo guarda per il futuro, però in politica estera soprattutto ha una libertà molto maggiore. Non so se qualcuno si ricorda la battuta di Obama a Medvedev a un certo punto nel 2012, quando c'erano le elezioni, erano in un incontro e qualcuno non ha spento il microfono e lui ha detto: guarda, di queste cose potremo parlare dopo le elezioni, perché sarò molto più libero, no? Perché non avrà più le stesse pressioni politiche su di lui, anche dell'establishment, potrà fare di più quello che vuole, perché il presidente americano ha bisogno di tempo per cambiare la direzione della politica americana. Non è facile farlo, ci sono delle istituzioni, c'è l'intelligence, ci sono i militari, c'è il Dipartimento di Stato, che forse più di tutti questi ha una sua politica quasi in autopilota spesso, che il presidente non riesce a cambiare facilmente. Vi do un esempio dolente: John F. Kennedy, cioè JFK, impiegò circa un anno a capire come muoversi veramente dentro le istituzioni americane e cosa voleva fare la CIA rispetto a cosa voleva fare lui. Quando capì, cominciò a fare dei cambiamenti piuttosto grossi e qualcuno non era contento. Speriamo che non vada a finire così, però queste cose possono anche succedere. Quindi il presidente americano potrà cambiare. Io penso che appunto Biden e Trump abbiano cambiato veramente la direzione degli Stati Uniti negli ultimi anni. L'hanno fatto a livello interno, la direzione, non è che hanno cambiato tutto il paese, ci sono ancora gli stessi problemi di prima, solo che la direzione è un po' migliore. Per dire, i salari reali stanno aumentando, c'è l'inflazione enorme negli Stati Uniti, ma i salari aggiustati per l'inflazione hanno tenuto il passo dell'inflazione negli ultimi 4 anni. In Europa non si può dire questo assolutamente. Non risolvi tutti i problemi, perché i tassi di interesse sono alti e quindi chi ha il mutuo variabile, che sono tanti, sarebbe da mettere in galera quei promotori finanziari che hanno venduto mutui variabili quando i tassi erano praticamente zero, però quello fa aumentare il mutuo tantissimo, quindi ci sono ancora dei problemi, la casa costa tanto, la benzina costa di più rispetto a prima, però la direzione è migliore, ci sono investimenti industriali, costruendo tante nuove fabbriche nel settore dell'elettronica principalmente, i microchip, ma anche altre cose, ci sono nuovi investimenti scientifici che potranno portare a grandi avanzamenti in futuro. Per esempio, hanno raddoppiato i soldi per DARPA, un'agenzia federale che ha creato una piccola cosa che si chiama Internet, tanti anni fa. La ricerca scientifica, lo sviluppo ingegneristico di queste scoperte può essere molto importante nel tempo. A livello di politica estera il cambiamento è stato minore. Appunto, hanno cercato, avevano quest'idea di cambiare, però la situazione con la Russia ha reso tutto più difficile. Quindi cosa riescono a fare? Io sono convinto, come dicevo prima, che dietro le quinte, cioè sotto la superficie, Biden vorrebbe ancora trovare il modo di tornare un po' a quell'idea lì, cioè dobbiamo pensare alla Cina e con la Russia veramente dobbiamo trovare un modo di metterci d'accordo. Però certo non lo possiamo fare, non lo possiamo dare vinta alla Russia, visto che ha cercato di prendere Kiev, eccetera, non lo possiamo fare, quindi è molto difficile. Però sulla Cina c'è una differenza tra Trump e Biden, una differenza significativa. Cioè, tutti e due hanno, cioè, Trump ha riorientato, in realtà anche qui Obama ha iniziato. La differenza tra Obama, Trump e Biden sono minori di quello che si vuole credere sulle grandi linee della politica estera. Trump aveva cambiato l'approccio verso la Cina, mentre la Cina era l'ottimo partner della globalizzazione che possiamo sfruttare per guadagnare più soldi per gli azionisti delle grandi società. Trump
ha rotto questa cosa qua. Ha detto no, la Cina è un competitore, è diventato evidente, Xi Jinping ci ha fatto capire a tutti che la crescita economica non necessariamente significava maggiore democrazia in Cina. Abbiamo visto un ritorno, cioè un arretramento in quest'area. Biden mantiene questa visione, soprattutto a livello militare. A livello militare c'è una, è ovvio che il prossimo conflitto grande, se ci sarà, speriamo di no, sarebbe con la Cina, ma Biden è più attento a mantenere il dialogo con i cinesi. Le questioni economiche e di sicurezza non sono uguali, in un certo senso devono andare su due binari diversi, cioè la questione di sicurezza ci sono delle differenze inconciliabili, cioè di modo di vedere il mondo. Con la Cina, quella zona lì è il nostro quartiere, le vostre, noi diciamo no, ci sono delle regole che valgono per tutto il mondo, no? C'è un mare internazionale, dobbiamo passare, chiunque deve passare, allora dicono, siete, le vostre regole sono tanto comode che ci avete usato le vostre regole per secoli a sfruttare il resto del mondo, quindi non ci crediamo e non ci provate. Questa è una differenza, almeno nel breve termine, inconciliabile. In economia no, cioè si può trattare, si può parlare, la Cina ha bisogno del resto del mondo, non possiamo interrompere i rapporti con la Cina economici. Janet Yellen, ministro del tesoro americano, ha detto se dovessimo interrompere il commercio tra Stati Uniti e Cina il PIL mondiale crollerebbe del 30%, no? Non so se ha ragione il 30%, però ci sono tanti settori dove sarebbe estremamente difficile, e Biden quindi dice bene, trattiamo. La differenza è alcuni settori noi dobbiamo essere più forti dei cinesi, quindi cerchiamo di bloccare i cinesi sui microchip, sui microprocessori, non funzionerà molto a lungo, ma ci stiamo provando. Una visione forse un po' miope che riguarda le sanzioni e queste cose, spesso non funzionano, hanno un effetto contrario, però un discorso più lungo. Ma vogliamo da una parte dire ok, cerchiamo di fermare i cinesi, dall'altra investiamo veramente per ricostruire la nostra forza. Ok, però trattiamo con la Cina sui settori dove possiamo mantenere e aumentare l'interscambio. I servizi, principalmente dall'Occidente, si vuole veramente lavorare sui servizi finanziari. Vogliamo mandare le nostre banche d'affari, che sono bravissime a creare bolle speculative. I cinesi diranno no grazie neanche per quello a un certo punto, però i cinesi sono molto bravi a gestire queste cose. Loro creano bolle finanziarie ma poi le fanno scoppiare senza che sia la fine del mondo. Comunque Biden ha una visione di trattiamo, manteniamo i rapporti, non dobbiamo rompere. Trump spara grosso, poi tratta, è il suo modo di fare, ma se la sua sparata non ottiene l'effetto desiderato, allora si è in una situazione un po' più pericolosa. Dal generale passiamo nel particolare. Quale potrebbe essere nel prossimo quadriennio presidenziale la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa? L'Europa si trova in mezzo a questa cosa, chiaramente. L'Europa fa parte dell'Occidente. Biden spinge quest'idea, l'alleanza delle democrazie. E il successo, diciamo, successo americano e dei leader europei che volevano una risposta forte alla Russia è stato netto, nello spazio di un giorno l'Europa ha detto va bene, ci siamo a mettere le sanzioni sulla Russia più velocemente di quello che magari si poteva aspettare. Cioè l'Europa è divisa in più parti, no? Quello che pensa la Polonia e i paesi baltici è molto diverso dalla Francia e dall'Italia. Quindi i valori, l'idea che comunque ci siamo nel mondo occidentale con valori e una visione simile tra Stati Uniti e Europa, rispetto soprattutto alla Cina, però anche alla Russia, questo rimane, e quindi l'alleanza Stati Uniti-Europa c'è, però il mondo non è più il mondo della globalizzazione. Gli europei si lamentano della IRA, l'Inflation Reduction Act, cioè la politica economica protezionista di Biden. Se siamo i vostri amici, perché bloccate le nostre aziende, no, dal vendere negli Stati Uniti? E per tutti i motivi di cui parlavo prima, cioè la necessità di ricostruire l'economia reale prende il sopravvento. La risposta americana è: volete vendere negli Stati Uniti? Venite negli Stati Uniti, create una filiale negli Stati Uniti e venderete negli Stati Uniti. Lo fanno i cinesi, tra l'altro, non mica sono scemi. Cioè, se avete bloccato, allora comprano una società dentro gli Stati Uniti e vendono.
no? O nel Messico, visto che abbiamo un accordo col Messico. Quindi la Russia, cioè la Russia, gli Stati Uniti e l'Europa hanno una, degli interessi generali che sono simili, però ci sono degli interessi particolari che non necessariamente lo sono. Due punti difficili su questo che bisognerà risolvere sono la Russia e la Cina. Cioè, negli Stati Uniti la linea generale è non si tornerà mai indietro, almeno nei prossimi decenni, a riaprire con la Russia. Molti in Europa pensano invece, certo, che vorremmo tornare a essere amici della Russia, troppo grande e ingombrante qui vicino per pensare che possiamo isolarla. Stessa cosa con la Cina. Bisogna, cioè ormai l'Europa più o meno ha seguito gli Stati Uniti sulla Cina, la Cina è un rivale, è un competitore, mettiamo i dazi, mettiamo, cioè, facciamo le misure anti-dumping, eccetera. Però quanto si può seguire gli Stati Uniti? Sentirete come sentite, l'Europa ha bisogno della sua autonomia, dagli Stati Uniti dobbiamo seguire i grandi cattivi americani? Io dico in parte sì, bisogna definire anche i propri interessi, cioè abbiamo una visione generale simile, ok, ma i vari paesi possono avere degli interessi specifici diversi, parliamone, si tratta, si discute. Purché ci sia una chiarezza sulla direzione generale, su questa direzione di riprenderci, correggere gli errori degli anni della globalizzazione, degli anni in cui il libero mercato era l'unica cosa che importava. E su questo arrivo all'ultimo punto, alla questione che dicevi, che forse l'Europa non ha le risorse e la capacità di fare le stesse cose che fa gli Stati Uniti. Dico, questo è soltanto perché avete dei trattati, no, scritti sulla base della globalizzazione, cioè trattate, per fortuna la nostra Costituzione fu scritta 240 anni fa, 235 anni fa, in modo molto flessibile, che ci permette di fare un sacco di cose. Gli Stati Uniti, noi facciamo, gli Stati Uniti si fanno delle grandi cose, si corre in avanti, si fanno delle cavolate, creiamo dei problemi, ma poi siamo abbastanza veloci a correggere questi problemi. L'Europa vede gli Stati Uniti che corre avanti, dice parliamone, parliamo, discutiamo, passano 10 anni e fanno un regolamento, si fa un bellissimo regolamento, ideale, ottimo, in base, è solo che a quel punto, ora che entra in vigore il regolamento, gli Stati Uniti e il resto del mondo stanno già cambiando. Questo è un problema per l'Europa. I trattati, per esempio, non permettono alla Banca Centrale Europea di comprare direttamente i titoli del debito pubblico. Durante la pandemia si è fatto lo stesso, ma ci sono paesi che non sono d'accordo con questa visione. L'Europa economicamente ha tutta la forza per essere una grande potenza mondiale, però non c'è ancora chiarezza su cosa vuole fare da grande. Io dico, o lo fate sul serio, oppure non lo fate, fate la federazione di stati senza far finta. Quindi l'Europa, oddio, auguri per l'Europa, vi dico. Però appunto serve veramente mettere a fuoco questo cambiamento generale nel mondo e decidere dove si vuole andare. Non si può dire facciamo l'Europa, più Europa che sia più forte così, senza affrontare i problemi di sostanza che ha l'Europa. Secondo me così non funzionerà mai, però almeno c'è un contesto generale di maggiore consapevolezza dei problemi del mondo, direi. Forse l'Europa dovrebbe un po' mettere da parte l'idealismo e scendere un po' più coi piedini per terra e rivolgersi un po' più al pragmatismo, probabilmente riuscirebbe anche a scriviamo un regolamento sul pragmatismo. Bene, io intanto ringrazierei Andrew Spanaus e chiedo sia al Presidente di Fuoco che al Dottor Riboli, abbiamo ancora un po' di tempo per lasciare spazio a delle domande, immagino un attimo solo. Abbiamo potenti strumenti tecnologici, gentilmente.